immagini che sembrano lontane un secolo, 2012, l'aeroporto di Donetsk, simbolo di ospitalità, costruito per gli europei di calcio, fiore all'occhiello dell'allora Ucraina unita, 2 anni dopo drastico cambiamento di scena, i 6 milioni di abitanti del Donbass, il distretto minerario est dell'Ucraina, per lo più di etnia russa, minacciati dal nuovo governo filo occidentale, insediatosi a Kiev dopo la cacciata di Yanukovych, indicono un referendum a Donetsk e Lugansk, nascono 2 repubbliche autonome sostenute dalla Russia e osteggiate da Europa e America, che si mobilitano a favore di Kiev per riconquistare i 2 territori ribelli. È la guerra violenta, crudele, dal maggio 2014, 2 anni. Ecco com'è ridotto l'aeroporto di Donetsk, ex gioiello dell'Ucraina, ora non più unita. Uno spettacolo spettrale, impressionante, una distruzione totale che isola dal resto del mondo le 2 repubbliche separatiste. Oltre 9.000 morti, 22.000 feriti, 1,5 milioni di profughi verso la Russia. A Donetsk si commemorano i bambini morti sotto il fuoco ucraino. 101 candidi palloncini volano verso il cielo plumbeo, implorazione di pace, preghiera per un futuro migliore, nasce il viale degli angeli, ma tutto intorno è devastazione e disperazione. Di villaggi ridotti come questo, che si chiama Nikishino, a poche decine di chilometri da Donetsk e Lugansk, ce ne sono tantissimi, completamente sventrati dalle bombe ucraine. Eppure non tutti gli abitanti se ne sono voluti andare. Vogliamo che torni la pace, che i nostri bambini possano andare a scuola. Rivogliamo tutte le nostre bestie. Ucraina armata.